Benvenuti al terzo appuntamento con il Telefestival, la rubrica quotidiana delle 18.30 che ci terrà compagnia per tutta la durata dell'undicesima edizione del Festival del Cinema Indipendente. La manifestazione è organizzata dalla provincia di Foggia con il contributo della Regione Puglia e dell'Unione Europea. Vi ricordo che stasera alle 21.30 presso il Teatro del Fuoco Michele Placido ricorderà Mario Monicelli con Marco Cucurgna, collaboratore per diversi anni del grande regista. Passiamo subito al programma degli eventi previsti per domani, 4 dicembre. Alle 10 l'iniziativa Al cinema con mamma e papà, con ingresso libero, aprirà la terza giornata del Festival del Cinema Indipendente presso l'Altro Cinema. In questa occasione verrà proiettato il film di animazione di Rosalba Vitellaro, Giovanni e Paolo e il mistero dei pupi, una coproduzione Rai Fiction e l'Arca d'Arte, realizzata in collaborazione con la Regione Sicilia. Il film affronta i temi della mafia, dell'omertà e del bullismo, ricordando Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Interverranno la regista Rosalba Vitellaro, Alessandra Viola, coautrice e produttrice del film, e Tiziana Ferrante, ideatrice del kit della legalità. Il festival proseguirà nel pomeriggio di domani con la proiezione di tre film in concorso presso la Sala Farina, con ingresso a 2 euro per ciascuna proiezione. Si inizierà alle 18 con il film Appartamento ad Atene di Ruggero Di Paola, che interverrà al termine della proiezione per il dibattito in sala. La vicenda è ambientata ad Atene nel 1943 in un appartamento requisito per ospitare un ufficiale tedesco. Qui abitano gli Elianos, una coppia di mezz'età con 2 bambini. La famiglia si sottomette al capitano Calter fino alla sua inaspettata partenza. Secondo film in gara, alle ore 20, sarà Tutto bene di Daniele Maggioni. Anche lui presente in sala per rispondere alle domande del pubblico. Il film racconta la storia di Aldo, Marco, Monica e Angela, un tempo una famiglia unita che si è divisa col passare degli anni. Il film Restoration, in programma alle ore 22, verrà sostituito dalla proiezione di Noi insieme adesso, Bus Palladium, di Christopher Thompson. Restoration invece sarà proiettato martedì 6 dicembre alle ore 18. Bus Palladium racconta dell'ascesa del gruppo rock dei Last e del fragile equilibrio di 4 giovani amici che verrà ulteriormente compromesso dall'arrivo di Laura. Vi ricordo che anche quest'anno il festival rilascerà degli attestati di partecipazione agli studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado che seguiranno almeno 5 appuntamenti tra film in concorso ed eventi speciali. È possibile scaricare il foglio delle firme dal sito www.festivaldelcinemaindipendente.it. Vi aspettiamo in sala e intanto continuate a seguirci sul nostro sito, sui social network e sul canale YouTube dedicato. Per rivedere questa rubrica potete collegarvi al sito della provincia di Foggia. Anche per oggi è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci a domani con il Telefestival sempre alle 18.30.